A cena con le istituzioni, tra storie, curiosità e ricette. È stato questo il tema dell'incontro che si è svolto ieri sera all'Istituto di Poppa Rozzi di Teramo. È stato un programma assai goloso quello che si è tenuto nell'istituto, che ha messo in evidenza un gusto unico degli ingredienti e dei prodotti del nostro territorio teramano e fatto scoprire anche ricette, creazioni e curiosità della terra d'Abruzzo. La cena è stata un'inedita modalità di incontro con tutti i rappresentanti delle istituzioni per consolidare i rapporti con l'istituto. All'appello mancavano però Alfonso Di Sabatino Martina, Manola Di Pasquale e il governatore d'Abruzzo. L'idea è stata questa, il lavoro da scuola in generale, gli istituti in generale, ma in particolare in un istituto come il nostro, che è un istituto alberghiero, un istituto agrario, e il lavoro è una continua collaborazione, un continuo rapporto con il territorio e con le istituzioni del territorio. Quindi vuole essere un consolidamento di quello che è il nostro rapporto e anche un continuare a credere nelle istituzioni, un messaggio che vogliamo dare anche ai nostri giovani. Una cena per fare che cosa? Per parlare non di politica questa sera? Assolutamente no, infatti non sono stati invitati, cioè sono stati invitati tutte le istituzioni indipendentemente dal colore politico, dallo schieramento, c'è tutto il consiglio comunale, abbiamo invitato i consiglieri, tutti quelli della provincia di Teramo, i consiglieri regionali, la provincia, questore, il prefetto, il vescovo. E anche tutte le istituzioni che collaborano con noi per l'alternanza scuola-lavoro, quindi gli alberghieri, le associazioni degli albergatori, i ristoratori e quindi tutti coloro che giornalmente chiedono la nostra collaborazione. Voglio invitare tutta la cittadinanza a quella che sarà la nostra fiera dell'agricoltura, Appennino Festival, che si farà 3 giorni all'interno dell'Istituto Rozzi. Collaboreremo per esempio anche con il passaggio delle mille miglia, al Parco della Scienza c'è il Festival dei Fumetti.